Avevo 16 anni, dei 40, in tempo di guerra. Andai via con una compagnia del circo, si chiamavano Perelli, Circo Perelli. Sono stata 10 anni con loro e ho imparato a lavorare, facevo la contorsionista, gli anelli. Poi facevo un altro numero, facevo anche i cerchietti. Quando ho incontrato mio marito, del 50, allora mia povera suocera mi ha insegnato a fare il trapeccio. Il trapeccio, facevamo le pose plastiche, la tarantella, poi facevamo la contorsionista, i giocolieri con mio marito, gli anelli, facevamo, si mandava avanti un spettacolo da me e mio marito e i miei figli. A me mi piacevano tutti i numeri, sì, il giocoliere facevo, e il globo, facevo anche il globo, camminava su quel globo e mandavo le palline. Il numero del giocoliere si smette, bisogna sempre itinerimento, se no si smette su, infatti io non mi riesce più a mandare le palline, mai che manda, non mi riesce più, magari. È così ancora buona, meno così mi tengo un po' in allenamento. Mio marito faceva il comico, faceva il giocoliere mio marito, ruolo con me. Mio marito prima lanciava lui i coltelli, mio marito. Dopo l'ha lanciato mio figlio. Invece mio figlio faceva i staffoni, sarebbe il trapeccio. Si chiama staffoni. Poi c'era mia figlia, faceva la contorsionista, faceva il filo, la contorsionista, io facevo un numero, no, che mettevo una lucerna qui sopra e passavo il cerchio. Il numero della lucerna, sì, anche quello. Faccio gli anelli, il trapeccio, contorsionista, il ruolo con mio marito, facevo. I cagnolini e le scimmiette ammaestrate. Poi facciamo le farze. Le comiche una volta si faceva le farze, si finiva con le farze come piaceva le comiche. Come piaceva le farze, davvero. Invece no, invece ora ultimamente si finiva col fakiro, l'ultimo numero, il fakiro. Si faceva il fakiro e le mie figlie facevano il ballo, prima facevano il ballo e dopo mangiafuoco. Avevamo costumini col gonnellino, perché una volta usavo i gonnellini, usava con le pagliette. Dopo le mie figlie hanno fatto tutti questi costumi più moderni. Allora, ora dopo... Ora le mie figlie, quando hanno cominciato a lavorare, la Gledi, la Tamara, sì, anche la Roberta, li scolavano qui per tutti quanti. Poi mio marito insegnava, non so, magari se andavano a scuola del circo, era meglio, perché sa, allora lì imparano più i numeri un po' più, come si dice, più alla perfezione.
Anche il lancetto di coltelli l'hanno imparato loro da sé. Il trapezio, mio figlio, l'ha imparato da solo. Ma era bravo mio figlio, mamma mia, che bravo. È davvero. Sì. Mi piaceva fare l'artista, davvero. Però quando ero ragazzina, dice mia mamma, ero più un maschio che una femmina. quando sono andata fuori dal collegio, quando vedevo Luna Park, vedevo tutte queste roulotte, queste giostre, e dicevo, mamma mia, quanto mi piacerebbe essere una di loro, davvero. Fino a che non ho trovato uno del circo di cui non mi sposo. Avevo trovato uno che era impiegato alle poste, già fatto i documenti, tutto quanto. Per sposarmi vado a casa a Verona, io abitavo a Verona, e dico mamma, io non me la sento, dico sposarmi, non me la sento, fermarmi. Io dico ritorno ancora là, sono ritornata nella compagnia dove ero. Ero incinta di 7 mesi, facevo ancora la contorsionista, facevo gli anelli. Ero incinta di 4 mesi, facevo gli anelli e dunque giù impiegate, uno si attaccava nei piedi e uno nelle braccia, no? Ma quando sentivo qua mi sembrava che mi si staccava tutto. La vita, ecco, la nostra vita più bella dell'estate. Ah, dell'estate, guarda. Ma lo sai che da volte si faceva anche un giorno per il paese, un giorno si faceva. Però ultimamente, no, in tempo di guerra facevamo anche 15 giorni nelle piazze, in tempo di guerra. E nel periodo della guerra siamo stati fermi 7 mesi, il signor Tindone faceva come ci mitragliavano. Allora abbiamo dovuto stare fermi 7 mesi senza lavorare. Sì. Dopo avevamo anche il tirasegno, avevo i bigliardini, il tirasegno. Io c'ho ricordo qui c'ho un pallino, qui mi hanno tirato un pallino, perché io stavo nel tirasegno, no? E allora c'era un affare che si metteva il potassio, no? E tiravano, facevo lo scoppio, mentre io che andavo a caricare il canoncino, c'era uno che aveva la carabina sopra al banco, gli è scappato il colpo e un pallino mi è arrivato qui, e ce l'ho ancora qui, perché il piombo non cammina, il piombo. Io ce lo ricordo, io ce l'ho qui, mio marito c'era qua un pallino. Abbiamo tirato nel Mantovano, il Veneto, abbiamo fatto il Veneto, poi Cremona, Verona. Nel 50 abbiamo caricato in ferrovia con le carovane, una volta si chiamavano carovane, e allora abbiamo caricato e siamo venuti in Toscana, e siamo sempre stati in Toscana. Abbiamo fatto la zona di Viareggio, tutto Viareggio, poi eravamo sempre nella Montemiata. Allora, sai cosa al mio marito lo chiamavano? Noi Montanaro lo chiamavano, perché noi eravamo sempre in montagna, si lavorava nella Montemiata. E nel 63 eravamo a Siena, quando c'era il palio. E infatti quando c'era il palio venivano questi che fanno i sbandieratori, no? Signora, che c'era una cuffietta da darmi, c'era un ciuccino, sa che ero incinta della Tamara. Nel 63 eravamo a Siena noi, in Fonteblanda. Poi abbiamo fatto creati anche tutti i rioni. Allora eravamo in due famiglie lì, eravamo. Ma sì, sì. Quando eravamo nella Montemiata, c'era i giovanotti ci seguivano, facevano anche 50 km per venirci a trovare. Perché allora avevo, dunque, mia figlia, la più grande, ha 18 anni e si è sposata, è scappata via. Allora mi è rimasta la Tamara e la Gledi, una bionda e una mora. Allora si questi giovanotti, andiamoci a vedere il circo, andiamo dalla Gledi. Allora partivano, facevano anche 50 km per venirci a trovare. e poi ci davano una mano a sbarcare, a spiantare il circo, questi giovanotti ci davano una mano la sera. Ci invitavano a cena, facevano le cene,
a Viterbo, in provincia di Viterbo, no? Alla sera, quando ammazzavano i maiali, ogni famiglia, loro ci invitavano, dopo lo spettacolo ci invitavano ad andare a mangiare da loro. Sì, ma allora una volta c'era più amicizia una volta che ora. Ora è tutto cambiato, vero? Oltre il circo, avevamo anche una gioia da bambini, noi, il tiracegno, biliardini. Allora, come andavano i biliardini, come si lavorava con i biliardini. Io dico, a me mi piaceva la vita del circo. Tornassi indietro non la farei più. No, non farei più la vita del circo. No, quando abbiamo una certa età, e si conviene fare la vita tranquilla. Mia figlia, quella che è morta, piaceva il circo, anche lei camminava sul filo. E il maschio e l'altra, tre avevano passione al circo, lì fuori che la più piccola non aveva passione. Faceva la contorsionista e poi faceva un numero che era il triangolo, una specie di trapezio fatto a triangolo e faceva gli esercizi. Poi faceva il numero che metteva un bicchiere qui sopra e passava dalla sedia. Però Non aveva passione, per quello ha sposato l'operaio. Abita qua vicino, abita a Chianciano, un paesino vicino a Chianciano. Mio figlio era bravo, mio figlio faceva i stafoni, poi faceva il fachiro, lanciatore di coltelli, mandava le scimmiette, i cagnolini, avevano i cagnolini ammaestrati, le scimmiette, il varano, i coccodrilli. Ma io li facevo le punture ai coccodrilli, li facevo, perché il coccodrillo quando non mangia, il serpente quando mangia gli viene male in bocca, il serpente, e allora sa cosa bisogna fare, bisogna passarci il limone nella bocca, il limone, e il serpente, io li facevo le punture ai coccodrilli, li facevo. Una volta mio figlio è stato morso dal serpente, sì? È stato morso dal serpente, ha dovuto andare subito dal dottore a farsi la puntura per l'infezione. Però c'era il cobra, oh mamma mia! Io ho conosciuto uno del circo, ho conosciuto il circo Biasini, Maria. Hanno messo, anche loro hanno messo il circo, hanno comprato l'etilario e ha fatto mandare il cobra, perché nell'etolario, no? Per metto dentro della custodia il cobra, l'ha morso il dito, lo sa cosa ha fatto lui? Si è tagliato il dito, ha avuto lui da tagliarci, ce lo moriva. Madonna, è un po' i Biasini, che cura. Anche lui al circo dopo ha dovuto comprare l'etilario perché erano rimasti soli, i figli si sono sposati e hanno preso l'etilario. Madonna, che lo... Ma ci vuole coraggio per tagliarsi il dito, eh? Se lo faceva così moriva, perché il cobra non ha mica in tempo neanche andare in portare a farsi fare la puntura. Ma è pericoloso cobra. Guarda che bambini piace più il circo piccolino che quei grandi, eh? Perché il circo piccolino piace molto perché c'è tanta comicità. Mio marito era bravo da comico, quando faceva ridere era bravo. Lo chiamavano Toto, mio marito. Lo chiamavano Toto, era bravo. Bambini, dovete andare al circo, perché al circo vi divertite. Il circo è uno spettacolo genuino. Lo spettacolo del circo è proprio adatto per i bambini, perché poi c'è la comicità. La comicità piace molto. Poi ci sono i cagnolini che lavorano,
Ci sono anche i coccodrilli, i serpenti, e i bambini piace vedere queste cose, davvero. Fatevi portare, dovete dire alle mamme, fatevi portare al circo, che, perché il circo è uno spettacolo che non morirà mai, fino che sono bambini, lo spettacolo del circo rimarrà sempre, è uno spettacolo genuino, proprio adatto per i bambini. È vero? Eh? Eh sì? Sì.